Gentilissimo signor sindaco del comune di Catania, avvocato Trantino, lei è una persona per bene, sicuramente è un ottimo avvocato, ma come vede gestire Catania è una cosa proprio parcheggio selvaggio. Senza parcheggio selvaggio purtroppo molte attività commerciali rischiano il fallimento, il KO. Vedi Siogna, Viale Marrequusarda, San Giovanni Calermo, Scibali. Senza parcheggio selvaggio, ristoranti, salumerie, tabacchini chiudono. E questo perché succede? Perché manca una politica di programmazione, una politica amministrativa, pensare la città del futuro. Cosa ha fatto il Comune di Catania con il PNRR? Quanti progetti sono stati finanziati? E quali sviluppi ci saranno? Dobbiamo iniziare a pensare alla Catania del futuro. Lei si immagina Catania tra 20 anni così, tra 30 anni così? Sa cosa dicono in alcuni quartieri? Magari saranno grezzi, saranno zaurdi, come li vogliamo definire, con i pantaloni corti, con la panza rossa. Però dicono che anche se loro li hanno votati per motivi X, avevamo quattro carusi di assessori caparro che stanno vieni ancora a scuola. Abbiamo quattro ragazzini, qualcuno ultra cinquantenne, che fanno il lavoro e si divertono ma non concludono. Emergenza genere. Nel 2024 possiamo avere il problema emergenza genere. E poi arrivano le cartelle pazze. È il problema di coloro i quali sono impiegati o che hanno qualche soldo, perché poi ci arrivano i pignoramenti. E quelle e quelle, in poche parole, signor sindaco, la città così com'è non va. E secondo me ora magari luglio, agosto, eccetera, ci saranno dei movimenti importanti di protesta, magari con questo videomessaggio lei si programma, l'intelligenza vince la forza, ma i cittadini sono incazzati e speriamo che l'Etna, come dire, ci salva. Nel senso che non piove terra per più giorni, che se no, mamma mia, fare un contratto con quelli della polizia e non prevedere lo spazzamento della cenere, è come dire, abbiamo fatto copia e incolla e quelli che hanno studiato, cosa hanno studiato? Signor Sindaco, il mio invito è un appello a, come dire, veramente cambiare Catania. Lei è una persona per bene, quando vede degli illeciti, degli abusi, li denunci lei stessa in prima persona. Visto che purtroppo qualcuno si lamenta anche per le cose che le dicevo, polizia municipale, protezione civile, in alcuni posti fanno i controlli, in altri no, alcuni posti sono protetti, altri no. Poi magari in qualche altro video farò più dettagliatamente dei dettagli. Scusi, gioco di parole su queste cose a cui io mi riferisco.